Ciao, sono Tiziano Solignani di Avvocati dal Volto Umano. Oggi volevo parlarti brevemente di un nuovo servizio che lo Stato italiano sta lanciando che si chiama Tribunale Online. Questo servizio si può raggiungere all'indirizzo smart.giustizia.it. Speriamo che questa parola smart, che significa intelligente, brillante, bello, insomma, ben congegnato, sia di buon auspicio. Dovrebbe essere quello di consentire al cittadino munito di SPID, quindi di sistema pubblico di identità digitale, di poter accedere ai servizi della giustizia. Okay? Noi sappiamo che l'accesso alla cancelleria civile, ad esempio anche per noi avvocati, già da molti anni può avvenire soltanto tramite telematico, no? Io se devo depositare un qualcosa in modo analogico, quindi andando in cancelleria, depositando o un pezzo di carta o un CD, ma nei rari casi in cui ormai ci sono ancora i CD, o qualche altro supporto, devo chiedere espressamente l'autorizzazione del giudice, cioè è vietato dalla legge effettuare un deposito nelle modalità tradizionali, quelle che si sono utilizzate fino a 10 anni fa, ok? Bisogna sempre utilizzare il telematico. Questo nuovo portale, è il tentativo di, estendere anche ai cittadini per le pratiche che possono essere seguite da loro personalmente, quindi quelle che non richiedono obbligatoriamente l'assistenza legale di un avvocato, questo sistema telematico. Al momento la piattaforma non è ancora partita. Se vai all'indirizzo smart.giustizia.it, c'è il sito, puoi diciamo giocarci un po', puoi leggiucchiare, vedere un po' di che cosa si tratta, però a quanto capisco io il servizio non è ancora partito. Credo che partirà presto, nel senso che il telematico è stata un'invenzione non solo per gli utenti, ma anche per chi lavora dentro gli uffici, no? Perché se tu rendi in grado gli utenti dei servizi gestiti da questi uffici di svolgere alcune parti di questi servizi o di richieste di questi servizi in via telematica, sostanzialmente togli, rimuovi l'accesso al pubblico a questi uffici o lo riduci notevolmente e consenti a questi uffici di, scegliete voi, o lavorare più efficientemente o dormire in maniera più tranquilla e indisturbata. Scegliete voi quale delle due alternative. A parte le battute, comunque diciamo che è un interesse anche dell'amministrazione che il cittadino si ingegni per effettuare le sue istanze in maniera telematica. Una notazione che mi viene da fare è che noi avvocati siamo impazziti per anni dietro al processo civile telematico e agli altri processi telematici, ce ne sono 7-8, non sono stati in grado di fare una piattaforma unica, quindi il processo penale che sta muovendo i primi passi in questo momento, quello amministrativo e tanti altri. Siamo letteralmente impazziti, okay? Per trovare dei sistemi che funzionassero. Poi abbiamo incontrato una serie di problemi di tipo contingente, cioè fai tutto bene, poi per qualche motivo che non si capisce bene quale sia, le cose non funzionano, quindi le devi rifare. Stiamo smettendo un pochino adesso, anche se non smetteremo mai del tutto, perché qualche problema ci sarà. Quindi non oso pensare cosa possa fare un cittadino che magari è in pensione da 30 anni, magari è un ottantenne, magari è una persona giovane che però, non lo so, fa la commessa in un negozio di abbigliamento dove vende delle magliette tutto il giorno e non ha una particolare predisposizione, cosa del tutto legittima, per l'utilizzo del computer, degli strumenti informatici e così via. Quindi, non lo so, magari questa è un'altra ennesima cultura, un altro cambiamento di costume che ci viene richiesto. Vedremo che tipo di funzionalità ci sarà, no? Vedo più, una possibilità di intervento, comunque sempre con l'assistenza di un qualche intermediario, per cui se non sarà un avvocato, sarà magari un membro di un'organizzazione sindacale, un patronato, un consulente che comunque ti aiuterà, no? Quindi tu andrai da lui con il tuo SPID. Tu cittadino andrai da lui con il tuo SPID, insieme vi mettete davanti a un computer, insieme farete l'accesso, lui ti aiuta, eccetera, perché
la vedo abbastanza difficile per un cittadino poter fare queste cose qua, anche se ovviamente se uno ha voglia di studiare, approfondire, applicarsi, no? Richiede tempo, bisogna leggere delle cose, studiare un pochino come funzionano, quindi sostanzialmente applicarsi, se uno ha voglia di applicarsi lo può fare, insomma, dipende sempre da... In ogni caso dipende sempre da quello che uno intende fare, dalle possibilità che ha. In ogni caso è giusto che ci sia questa possibilità, per cui se il cittadino vuole provare a fare da sé o con l'aiuto di un consulente che non è un avvocato, magari di un amico che non gli costa niente, eccetera, lo può fare, altrimenti se è una cosa che sente non essere alla sua portata o che non ha voglia di fare o che non ha tempo di fare, ci siamo sempre noi avvocati, che ovviamente è il nostro mestiere, quindi noi lo facciamo volentieri. Però è giusto che ci sia una possibilità. Diciamo, i casi sono molto limitati. Un caso che mi viene in mente, di cui ho parlato recentemente, è quello dell'amministrazione di sostegno, che è una domanda che può essere presentata anche dalla parte personalmente, senza l'assistenza dell'avvocato. Infatti c'è una sezione di smart.giustizia.it che è dedicata proprio alla pratica dell'amministrazione di sostegno. Qui, ad esempio, una perplessità che io ho, un dubbio che io ho, che mi viene spontaneo pensando a questo tipo di pratiche, è la gestione della fase delle notifiche, che è intricata e difficile e di una certa complessità anche per noi avvocati, perché bisogna intanto fare una lista delle persone a cui deve essere notificato il ricorso più il decreto del giudice. E questa lista deve essere precisa, deve contenere tutti i parenti entro il quarto grado e quindi bisogna sapere chi sono i parenti entro il quarto grado, che è una cosa che se non hai studiato, che ti dice il codice civile, se non hai studiato diritto non lo sai, lo puoi forse cercare con Google lo puoi capire, eccetera, quindi niente di insormontabile, però insomma sono nozioni che devi avere. E gli affini entro il secondo, quindi intanto devi essere in grado di fare questa lista, poi dopo devi fare queste notifiche tramite l'ufficio UNEP, che è un ufficio non così facile da fruire spesso, no? Anche per noi avvocati. Quindi ci sono tante perplessità, però ripeto, è bene che ci sia questa opportunità, è bene che il cittadino possa almeno astrattamente scegliere, ok? Poi diciamo tutto questo va visto meglio in concreto, no? Perché parliamo di cose abbastanza importanti che non possono essere lasciate all'improvvisazione. Diciamo è bene che ci sia questa possibilità in astratto, poi va visto caso per caso in relazione magari anche al profilo del soggetto. Però adesso mi rivolgo agli utenti, quindi diciamo ai celebri cittadini, tenete sott'occhio questo progetto, dateci un'occhiata. Non ho capito se tramite SPID, come io avrei piacere che fosse, voi potrete andare a vedere anche i fascicoli delle vostre cause, no? Ad esempio una causa che seguo io e tu che sei il mio cliente, quindi sei diciamo censito nel fascicolo della causa con il tuo codice fiscale e quindi ben identificato, nel momento in cui accedi tu puoi andare a vedere i documenti. Che è una cosa che spaventa un po' tanti avvocati, non il sottoscritto, nel senso che io ogni volta che c'è un documento lo condivido, ho utilizzato questo metodo da sempre, che è il metodo della trasparenza più totale, perché secondo me i miei assistiti devono essere a conoscenza di tutti i documenti che ci sono nelle loro pratiche, perché diciamo è un loro diritto, è una loro convenienza, è una convenienza anche mia, perché poi dopo ci lavoriamo sopra. È più opportuno per mille ragioni. Però ci sono alcuni avvocati che tendenzialmente tenevano un po' i documenti, magari quelli più quelli meno significativi, no? Nel senso che un avvocato, ad esempio, a volte riceve un documento che non ha significato e giustamente lo mette nella cartella della pratica senza parlarne col cliente, mentre invece il cliente potrebbe a volte non capire che quello è un documento che non significa niente, quindi magari diciamo intimorirsi, preoccuparsi, richiedere approfondimenti che sono un po' lavoro e tempo e denaro sprecato, no? Nel senso che, non so, facciamo un esempio molto banale, un differimento di udienza è un provvedimento estremamente comune che non ha nessun significato particolare, tant'è vero che statisticamente sono più le volte in cui la prima udienza, specialmente nei giudizi introdotti con la citazione, adesso con la carta straccia, che è il nome che io ho dato alla riforma Cartabia, cambierà tutto.
però con i giudizi introdotti con il vecchio sistema della citazione era molto più frequente l'eventualità in cui la prima udienza fosse differita di quella in cui magari non lo era. Quindi ci sono anche dei pericoli, diciamo, insiti, ci sono anche degli svantaggi insiti nel fatto che uno possa andare a vedere il proprio fascicolo dei propri procedimenti, no? Senza più quella necessaria intermediazione che passa da noi avvocati, no? Però tutto sommato io credo che siano più i vantaggi che gli svantaggi, no? Quindi tu puoi col tuo speed, non ho capito se si potrà fare, ma credo proprio di sì, e credo che si potrà fare tramite questo portale, tu potrai andare a vedere i fascicoli dei tuoi procedimenti, vedere cosa ha scritto il tuo avvocato, che cosa ha scritto gli altri, che cosa ha deciso il giudice, eccetera, eccetera. Io lo trovo giusto, tutto sommato. Poi anche questa, al di là della giustizia astratta, di cui diciamo in generale, anche questa è una cosa che andrà governata, andrà attuata, andrà concretizzata, sempre tenendo conto, delle varie situazioni, delle circostanze, del modo in cui una cosa può essere calata nella realtà di tutti i giorni. Bene, grazie per avermi ascoltato. Iscriviti al canale YouTube, al blog e al podcast degli Avvocati dal Volto Umano. Se hai bisogno di assistenza legale, professionale, come al solito chiama lo studio al numero 059 76 19 26 e prenota il tuo primo appuntamento, oppure acquista anche direttamente online. In questo caso sarà il mio studio a contattarti per concordare giorno ed ora del primo appuntamento. Ovviamente possibile sempre anche via Zoom o altri sistemi di video call. Ciao, buona giornata.